Il Teramo piazza tre colpi a ridosso dell'avvio della preparazione precampionato. Dopo un avvio stentato di mercato, il Diavolo si rifà il look specialmente davanti, prendendo Ciro Foggia e Giacomo Tulli. In difesa invece il colpo a sinistra si chiama Manfredo Pietrantonio, annunciato qualche giorno dopo la chiusura di una trattativa mai davvero in discussione. Dunque, nel giorno che certifica l'esclusione di 7 giocatori dalla lista dei 24 che partiranno per il ritiro di Alfedena, tra cui 3 attaccanti, il reparto avanzato è quello che subisce la correzione più corposa. Nel pomeriggio di ieri infatti è arrivata prima l'ufficialità di Pietrantonio, che con Diallo prenderà la fascia mancina di difesa, e poi quella di Ciro Foggia. L'attaccante partenopeo la stagione scorsa con la maglia del Melfi ha messo insieme 37 presenze, comprese i play-out, realizzando 12 marcature. Sarà lui a presidiare dunque la zona centrale della prima linea biancorossa. 26 anni per Foggia, che dopo le stagioni in terza serie con Neapolis e Bellaria è ripartito di nuovo dal basso per riconquistare la categoria dei professionisti. Lo ha fatto grazie ai 23 gol che nella stagione 2015-2016 ha realizzato in Serie D con il Città di Gragnano e che gli sono valsi la chiamata dalla formazione lucana, che però non è riuscita a mantenere la categoria dopo il doppio scontro con l'Acragas. Per Foggia dunque la possibilità di liberarsi e trovare un'altra formazione, e il Teramo un po' a sorpresa con un blitz immediato se lo è assicurato per il prossimo campionato. Ma non poteva bastare il solo Foggia, e allora ecco che in serata il Diavolo si è assicurato anche Giacomo Tulli, 3 anni più grande di Foggia. L'ex Sud Tirol gioca prevalentemente da seconda punta, magari spostandosi sul lato del campo per poi convergere. Per Repetto è la spalla ideale del centravanti, magari non è un giocatore prolifico quando si tratta di buttarla dentro, ma è esperienza maturata in piazze importanti come quella di Vicenza e Pisa. Proprio coi veneti anche 18 presenze in Serie B nella stagione 2010-2011, poi tantissima Lega Pro, fino agli ultimi 2 anni, quando con la maglia degli altoatesini del Sud Tirol ha saltato pochissime partite. 65 presenze tra campionato e Coppa Italia, 11 le marcature per lui. Con Tulli e Foggia che partono per il ritiro di Alfedena, il Teramo conta di aver messo 2 elementi importanti a disposizione di Antonino Asta, ma soprattutto è un segnale indiretto lanciato a chi non fa più parte del progetto biancorosso, nello specifico Sansovini, Tempesti e Barbuti, 3 attaccanti che adesso vedono anche l'arrivo dei loro sostituti. Questo potrebbe spingerli a trovare velocemente un'alternativa per la stagione che verrà. Insieme a loro non partono per l'altro sangro neppure Sales, Scipioni, Carraro e Spighi. Fanno 7 in totale. Non sarà facile sistemarli tutti, ma nel frattempo il Diavolo comincia ad assumere una fisionomia già molto diversa.